Buon pomeriggio, ore 18 arrivate, nuovo appuntamento World Talking Conversation e siamo in attesa, come sempre, che si popoli il pubblico che ormai sa di questo appuntamento e che ci segue con affetto. Ieri è stata una puntata molto interessante e ho avuto anche appunto il piacere di ricevere dei complimenti anche per la diversificazione. Eccoci qua, intanto incomincio a salutare un po' di persone che si avvicinano alla diretta di oggi. Quindi vi dicevo che sto ricevendo veramente tanti complimenti e quindi ciao Simona, benvenuta. Con Simona ci siamo sentiti poco fa e a breve vi manderemo delle sorprese, tanto state già vedendo anche che sto ripopolando tutti quelli che sono gli appuntamenti della prossima settimana. Quindi si inizia da lunedì e si finisce appunto sabato 11 con l'appuntamento con Simona, che è una persona che porto veramente nel cuore. Grazie Simo della telefonata di oggi, è sempre un piacere. E invece oggi diamo la diretta a Barbara. Nel frattempo, Lisa, ciao amore mio. Ciao Lisa. Buon sabato, Lisa. Sei Grazie. Praticamente bellissima. questi giorni non facciamo altro ormai da 6 settimane che fare maschere di bellezza. Questa pelle ormai è meravigliosa praticamente. Stupenda, ma io non mi vedo. Aspetta un attimo. Io ti vedo e ti vedo anche molto bene con questo bel capello oggi. Ciao Marianna, benvenute tutte. C'è Ciao. benvenuta Sara. Eccoci Ciao a tutti. qua. Allora, com'è andata la tua settimana, Barbara? Guarda, la mia settimana è andata molto bene anche perché 2 giorni fa ho compiuto gli anni e tutto il giorno, Auguri! grazie, tutto il giorno ha suonato il telefono, ho ricevuto messaggi, videochiamate, messaggi su WhatsApp, su Facebook. Guarda, è andata tutto il giorno, mi sono sentita, cioè non ho fatto altro che rispondere al telefono e sentire gli amici, è stato meraviglioso, devo dire. Bene. Mi sono fatto una bella torta, una cheesecake e me la sono mangiata, per cui veramente. Grande, però ti volevo dire che è chiaro che mai nulla è casuale, no? Nel senso che quando tante persone si ricordano di te vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto fino ad oggi. Speriamo, ma penso di sì. Penso proprio di sì. Nel frattempo sto salutando tutte le persone. Ciao Marcello, ciao Veras, ciao Carmine. Veramente tante oggi le persone che ci seguono, quindi benvenuti. Oggi infatti, dicevo, siamo in compagnia di Barbara Krishman, che è già stata ospite del World Talking Conversation, ma abbiamo voluto ricreare un nuovo appuntamento perché c'è sempre tanto da dire e chiaramente man mano che le settimane passano vogliamo sempre di più coinvolgere il pubblico, vogliamo sempre di più coinvolgere le Beautiful Curvy, che sono appunto il trend union tra me e Barbara. Quindi visto che non sappiamo se ci sono anche persone nuove che ci ascoltano, Barbara, direi di parlare dicendo qual è stato il nostro trend unione e di cosa ti occupi. Molto volentieri, Valeria, grazie. Allora, io ho lanciato 8 anni fa un sito di moda per donne in carne che si chiama Beautiful Curvy, dove ho voluto lanciare un messaggio positivo alle donne con le curve, che sono non le donne magre, ma le donne insomma un po' più in carne. E da lì poi è nata l'idea di fare anche un calendario e devo dire che Io questo. intanto mostro, Esatto. eccolo qua, questo è quello di quest'anno. Qui Esatto, con Barbara, con tutte le ragazze di quest'anno, eccoci qua. grazie mille per mostrarlo. E diciamo così che questo calendario è diventato una cosa, è un appuntamento fisso ormai da 8 anni e da 4 anni sono felice di averti a bordo con me, con il Grazie. tuo lavoro, perché tu e le tue ragazze, il tuo staff siete bravissime. Riuscite a trasformare queste ragazze in vere dive, devo dire, sono tutte meravigliose. Comunque, scusa, non volevo interromperti. No, Quello no, che. ma va, è Allora, giusto. le ragazze sono ragazze normali, non sono modelle, sono donne che nella vita studiano, lavorano, sono mamme, insomma, di tutte le età, e devo dire che sono delle donne che
Sì, hanno voglia di mettersi in gioco, di farsi vedere, di partecipare a un progetto dove mai e poi mai avrebbero pensato di poter essere presenti. Perché io non guardo, diciamo, il fisico, io guardo tutta la persona, guardo, come dire, una bella persona, un bel corpo, ovviamente, armonioso possibilmente, ma guardo un po' tutto. Ed E è mi questo. sembra giusto, e mi sembra giusto, mi sembra giustissimo, Barbara. Infatti, devo dire che da anno in anno trovo sempre ragazze, cioè non dico sempre più belle, perché sono tutte belle, però riesco a vedere meglio quello che cerco in una persona, che è una bellezza fatta di anima e corpo. E sai, d'altronde appunto, se il nostro lavoro ormai, almeno io parlo del mio, nel frattempo continuo a salutare Gabriella, Giulietta. Semplicemente curvi, ma chi potrà mai essere semplicemente curvi? Semplicemente Curvi è la Noemi che ci segue, lei ha un Ciao sito di Noemi. nuovo. Ciao Noemi, se vuoi partecipare anche tu più tardi, lei scrive di tutto quello che succede in questo settore ed è una persona molto in gamba che io stimo tanto. Per cui, Bene, ci fa ciao. molto molto piacere. No, ti dicevo, è chiaro che in questi 4 anni che ho imparato sempre di più a conoscere il tuo progetto e a conoscere anche il valore aggiunto che dai appunto a queste ragazze che già di loro si sono messe in discussione, no? Perché chiariamo anche questa cosa, che fare un calendario con delle ragazze che non sono delle modelle professioniste non è che sia proprio una cosa così semplice. Quindi da parte mia e del mio team, quindi di tutta la squadra, il VOR team, in tutti questi anni c'è sempre stato un lavoro, poi man mano che abbiamo incominciato proprio a conoscere sempre meglio questo progetto, nel dare il valore alla singola persona, quindi guardando a quelli che sono chiaramente nel mio mondo gli elementi interni del volto e quindi lì dove gli occhi, lì dove il viso col contouring, lì dove le labbra. Ognuna con un segno caratteristico che le fa diventare uniche. E quindi Infatti, questo è il lavoro molto bello che non solo abbiamo fatto nel calendario, ma che anche durante le mie sessioni di lavoro abbiamo invitato sia Barbara che le ragazze. Da questo ne sono nate delle consulenze d'immagine fatte una ad una, molto molto interessanti. fantastiche, Esatto. fantastiche. E quindi, tra l'altro, man mano che il pubblico appunto che ci segue, tra cui le ragazze, volessero in questo momento che io sto parlando con Barbara, però fare qualche domanda a proposito di una particolarità sul make-up, un suggerimento, un qualcosa, sappiate che chiedendoci la diretta, io e Barbara abbiamo deciso di dare anche spazio a tutte voi ragazze. Quindi mi raccomando, chiedeteci l'avvio della diretta, così potete partecipare anche voi con noi. E nel frattempo, infatti, farei vedere velocemente quello che è il calendario di quest'anno, che ha una particolarità, giusto, Barbara? Man mano che io sfoglio, magari tu puoi dare. Allora, quest'anno ho lasciato alle ragazze la libera scelta del personaggio che volevano interpretare, per cui ognuna ha deciso chi volesse interpretare e poi abbiamo cercato i vestiti per loro, che le valorizzassero, che le facessero sentire bene. E devo dire che adesso vi facciamo indovinare lei è Audrey Hepburn. Secondo me sì. Esatto, Qui partiamo da qui, vediamo. abbiamo Ashley Graham. Eccola qua, qui tra l'altro adesso si è collegata la Romina che ha fatto parte proprio del VOR team che ha truccato queste Ciao. Ciao ragazze. Romina, che bello che ci sei anche tu. Ciao, che piacere. Comunque, no, ci sono tante belle ragazze. Qui abbiamo già mostrato. Questa qui è Audrey Hepburn. Esattamente. Siamo nel mese di aprile. Qui abbiamo lo spot. Qui nel mese di marzo abbiamo avuto lo sport con tutte le ragazze. Esatto, per far vedere che anche le curvy fanno sport. Perché figuriamoci se non si muovono, mangiamo volentieri, ma ci muoviamo È pure. vero? E Eh poi sì, invece, ta-ta, mese di aprile, eccole qui abbiamo qua. Cleopatra, che è interpretata da questa bella ragazza che tra l'altro lavora in questo periodo in prima fila perché lei lavora nell'ambiente ospedaliero, per cui
Grazie a E persone quindi come lei. le facciamo veramente, le mandiamo tanta forza, grazie per aver aiutato con il tuo contributo, avere dato anche supporto anche tu. Mi Esatto. raccomando, facciamo il tifo per te come per tutti quelli che ormai abbiamo definito i nostri eroi, i nostri angeli, quindi grazie, Angelo. veramente grazie. Nel frattempo Grazie. saluto Stefano che si è collegato, Ah, benvenuto e grazie. proseguiamo nel far vedere anche il prossimo mese di maggio che ci accompagnerà e voilà! Andiamo sulla musica. Le ragazze hanno deciso di interpretare Beyoncé e se gira Wow! abbiamo anche l'Ariana. Sono E voilà! Pensa te, Ariana, questa ragazza qui adesso è incinta e sta aspettando un bambino. E tanti auguri allora! E Sì, tanti auguri! E esatto, sto aspettando un bimbo. Per poi cui invece, man mano che ci avviciniamo chiaramente al periodo estivo, ci voilà! svestiamo. Eccole qua, tutte insieme appassionatamente, non tutte, ma alcune. Queste ragazze qui posano in intimo, in costume, in sportswear, insomma, c'è un po' di tutto. E devo dire che stanno bene nella loro fisicità. Qui Sì, andiamo su. perché continuiamo a sostenere che ogni donna oggi ha l'opportunità veramente di dichiarare chi è senza avere dei limiti e senza soprattutto avere dei problemi rispetto ad una tipologia. Ogni donna è bella per com'è e deve Esatto. imparare a valorizzarsi. Queste ragazze ce l'hanno dimostrato. Esatto, a Vedi Damasco. Stefano, infatti, che appunto è questo mio nuovo follower, ci siamo conosciuti in un'altra diretta dove avevo invitato la mia amica Francesca Giuliano e ormai Stefano mi segue con affetto, infatti dice "Viva le donne in carne". Eccoci, bene, bene. Vedi Stefano, noi abbiamo fatto una bella festa insieme a Barbara qualche mese fa e avevamo bisogno di ancora più maschietti, c'erano così tante donne. In questa Allora, bellissima festa. pensa te, la festa l'abbiamo fatto poco prima che scoppiasse questo pandemonio del coronavirus, giusto in tempo, giusto in Guarda, tempo. Barbara, si è aggiunta anche la Cristina di 50 anni Ciao, vlog. ciao, Ciao Cristina, benvenuta. ciao. Se vuoi partecipare, chiedici la partecipazione. Assolutamente, benvenuta Alessia. E quindi siamo arrivati al mese di settembre. Dove Allora, mano a posso. mano adesso le ragazze si rivestono, no? Quindi questo calendario segue anche il movimento stagionale in qualche maniera. Esatto, no, ma Perché a volevo. ottobre, guardate la meraviglia di ottobre. Dio un attimo ancora l'altra Sì. pagina, questa qua. Allora, vi dico che le foto del calendario di Beautiful Curvy, quelle più svestite, vanno sempre su Playboy, perché Playboy adora le ragazze curvy, quelle con le forme morbide, non solo le magre, ci sono tutte. Chiaro, chiaro. Eh sì. Allora, io ti devo dire che non vedo l'ora che sarà il mese di ottobre, perché poi ognuno ha una sua preferenza, no? E devo Certo. dirti che di tutto il calendario, la foto che per me è proprio la foto top di quest'anno il calendario è lei. Ah, Cioè, io questa foto la adoro. la Michela, lei è bellissima, è una ragazza che è bella in carne e interpreta anche lei la Ashley Graham. E, qui l'abbiamo seduta e devo dire che è bellissima, ha un sorriso, ha un carattere, è una ragazza stupenda, veramente. Veramente bella, bella, bella. E poi ci avviciniamo alla fine dell'anno, dove nel mese di novembre troviamo una delle ragazze che conosco un po' di più perché ci siamo anche frequentate di più, che è la Francesca. Eccola qua, Esatto, e lei esatto, Francesca Angelo. che penso ci seguirà anche lei oggi. Non so se. Bene. Non lo so se è già in linea. Sei già in linea, Francesca? Dacci un segno se sei con noi, perché volentieri poi ti invitiamo. Dandoti anche l'opportunità di farci una chiacchierata in questo momento appunto nostro del World Talking. Esatto. Comunque lei Intanto, ciao Manuel, benvenuto, grazie dei tuoi saluti, grazie mille. La E poi, interpreta la Claudia ecco, Cardinale. interpreta chiaramente la mia terra, interpreta la Sicilia con questo suo rosso e questo. Capelli neri su questo vestito rosso la trovo bellissima, veramente molto bella. E concludiamo il mese di dicembre. Questa foto invece la trovo tenerissima, posso dirti? No, ma tra l'altro questa ragazza è molto tenera. Pensa che lei scrive, è una, come si dice, una, scrive libri,
Ma dei libri bellissimi, guarda, io ne ho letto uno quando ero in vacanza, è bravissima, è una mamma, due figli, cioè, si è messa in gioco e interpretava Gardner, una persona stupenda, devo dire, come del resto tutte le ragazze, perché io le adoro tutte. Assolutamente. Poi appunto facciamo rivedere il finale, la squadra con la sua coach, con Barbara insieme a tutte le sue ragazze. Eccoci tutte insieme E appassionatamente. poi ovviamente in questo momento vogliamo ringraziare le persone che hanno anche permesso che questo calendario anche per quest'anno venisse realizzato e quindi ringraziamo Stefano, appunto. Esatto, Cristiano. Stefano Bidini, che è stato il fotografo che ci ha accompagnato nel servizio insieme a tutta la squadra della production, della sua Plus Production. Poi ringraziamo ovviamente Pia Johansson per quanto riguarda la parte dello styling e Pia Molto anche un'altra di quelle persone veramente che è brava, molto 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 carina. Senti sì, è vero, Barbara, ma in tutti questi anni, no? C'è un particolare ricordo di qualcosa o comunque su qualche ragazza dove tramite questa tua iniziativa ti sei resa conto veramente che gli hai cambiato positivamente la vita? beh, direi proprio di sì, perché comunque, allora, posso dirti che in generale le ragazze che fanno il calendario assumono una coscienza di se stesse diversa, si vedono con occhi diversi e cominciano a curarsi anche di più, cioè facendo, non so, sport piuttosto che mangiando in modo più sano. Comunque, c'è anche questo confronto con le altre ragazze e nascono amicizie e comunque ogni ragazza per sé, come dire, ha voglia di migliorarsi. E alcune ragazze di loro sono diventate anche delle modelle, perché diciamocelo, alcune di loro sono state poi scoperte come modelle curvy e hanno intrapreso questa, diciamo, questo percorso. Sì, io Come. infatti ricordo proprio il primo anno che fa parte appunto, ormai sono 4 anni che ti seguo con il calendario e ricordo appunto il primo anno io ho avuto il piacere di conoscere la Paola. Esatto, Paola Torrente che aveva vinto quell'anno lì Miss Italia, no? Aveva fatto il secondo posto. Esattamente, esattamente. Insieme invece all'altra famosissima Curvi, la bionda, Laura. la Laura che era venuta a trovarci, che poi tra l'altro la Esatto. Laura l'ho coinvolta anche in un bellissimo servizio fotografico, uno dei miei, un VO editorial del wedding, dove lei era l'unica Curvi in mezzo alle, diciamo, modelle tradizionali da passerella. È stato bellissimo perché c'è stato un momento, anzi questo video te lo devo passare perché sicuramente è un bellissimo ricordo anche per te, dove la Laura balla con questa ragazza somala e tu sai che le ragazze somale hanno questa particolarità di questa gamba fusolata, hanno proprio una corporatura particolare al di là di questo bellissimo viso, questo collo lungo, rispetto ad altre donne di razza africana, le somale in qualche maniera immediatamente le riconosci ed è bellissimo e c'è questo balletto dove la Laura era vestita tutta di bianco e la Vanessa invece era vestita tutta di nero e fanno questo balletto insieme dove veramente è l'idea di tutte le donne del mondo, dalla più chiara alla più scura, tutte insieme, senza taglia, senza misura, ma semplicemente nella bellezza e nello slancio di dire sì, sono una donna. Ci siamo, esatto. Senti, ma che differenza hai trovato te tra truccare una donna di taglia normale e delle ragazze curvy? Che differenze ci sono dal punto di vista, diciamo, del trucco, del make-up, Allora, ti rispondo perché questa domanda è sicuramente, se ci sono tra l'altro anche delle ragazze curvy che ci stanno ascoltando, al di là di quelle che abbiamo utilizzato per il calendario, ma insomma ragazze che ci ascoltano, la prima cosa da dirti, ciao Dani, benvenuta, è che chiaramente ogni donna già di suo, a prescindere dalla taglia, ha una sua conformazione morfologica, no? Abbiamo chiaramente visi lunghi, come per esempio il mio è un ovale oblungo. Ma ci sono anche invece dei visi più corti e quindi tramite quello che è il sapiente utilizzo della luce e delle ombre, noi dobbiamo cercare di riportare qualsiasi viso, la regola vuole,
almeno in quello che è il trucco correttivo, quindi non stiamo parlando di un trucco moda che può esulare da quelle che sono determinati diktat preimpostati. Per cui chiarissimo il fatto che lì dove mi trovo con una donna curvy che magari ha un viso molto bello, florido, ma anche pieno, ha bisogno chiaramente di essere un po' scavata, no? Quindi sicuramente sulle donne curvy, dipendentemente, ripeto, non si può utilizzare un unico metro, ma No. in generale, diciamo che l'idea dovrebbe essere per ogni donna, così cerchiamo di vedere se diamo anche un suggerimento utile, importante. È un po', funziona un po' esattamente come con le taglie. Quando in generale prendiamo qualche chilo, in questo momento di quarantena un po' tutti abbiamo messo su qualche chilo, intanto benvenuta Cucò. Ovviamente non andiamo ad utilizzare quasi mai i colori molto chiari perché creano una dilatazione, no? Delle forme. E invece tutto ciò che è scuro, ovviamente, dà una sensazione apparentemente di rientrare in qualcosa. Quindi, osservando il nostro viso allo specchio, ognuno di noi dovrebbe poter immaginare dove va messa la luce e dove va messa l'ombra. E qui non sto parlando degli elementi interni del volto, quindi le sopracciglia, gli occhi, il naso, la bocca, ma parlo proprio partendo dal perimetro di quello che è proprio il viso. Quindi, per esempio, se io ho delle guance molto, molto floride e quindi ho il classico viso a luna piena, no? Quindi questi visi giunonici molto importanti, sarà fondamentale che il blush venga inserito chiaramente in una posizione di tre quarti, partendo da quella che è la parte alta dell'orecchio, disegnando, Sì, vedete? sì. Da lì in Ognuno di giù. noi ha un suo volume, una sua riga. Ah, Quindi diciamo che la parte colorata o la parte dell'ombra deve segnare questa zona, e invece chiaramente in quella che è la zona sotto gli occhi, dove normalmente oltre al fondotinta andiamo a mettere il neutralizzatore, o alias correttore per altre linee di make-up, è chiaro che ci mettiamo la luce perché questa è la zona che si segna maggiormente. Quindi, come nel mio caso, chiaramente qui ci sarà la luce e qui ci sarà il nostro contouring. penso che le ragazze siano contente di sentire qualche consiglio da parte tua. Beh, penso di sì, e infatti se ci fosse qualcuna nel particolare, anche tu Stefano, se la tua compagna, perché Stefano scriveva che anche la sua compagna è una donna in carne, questo ci fa molto piacere. Però lì dove volesse qualche suggerimento, adesso sai che in questo spazio è atto chiaramente, man mano che io invito i vari ospiti a unire quello che è il mondo della bellezza sotto varie forme. Quindi avanti tutta chi vuole qualche consiglio sul make-up. Intanto saluto anche dal Brasile una cara amica, Taina, buongia! Tudo bom C'è per sé? Gabriella con C'è noi. Gabriella, ciao Gabriella, Magari benvenuta! vuoi partecipare, Gabriella? Vediamo cosa scrive. Vediamo cosa scrive la Gabriella. Sì, perché è in linea, vedo. Sì. Vediamo. Barbara, il dono di rendere i sogni in realtà. Eh sì. Elisa, vuoi parlare tu? Lei ha fatto il calendario due volte, magari. Buonasera ragazze, ciao a tutte. Magari o Gabriella o Elisa hanno voglia di parlare della loro Eccola la esperienza. Francesca che si è collegata. Eccola qua la Eccola. Franci. Ciao Franci, bene, bene. No, comunque magari qualcuna delle ragazze ha voglia di partecipare, per cui se, vediamo un attimo cosa dicono. Grazie Elisa. Elisa, tra l'altro, se ricordo bene, Elisa è proprio la ragazza della copertina. No, 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 No? no, Elisa di qualche altro anno. Allora, Elisa ha fatto il calendario nel 2012 e poi l'ha rifatto nel 2017 perché aveva vinto il bello delle curve. Oh. Esatto, per cui l'ha fatto due volte e adesso ed è diventata mamma da poco tempo. Per Bene, cui. allora Elisa, auguri doppi e spero che in questo momento, al di là del momento della quarantena, tu
realmente, anche se obbligata, però quantomeno stai potendoti godere questa maternità. Sì, esatto. Io Cos'è che... posso parlare, ma poco che ho il bimbo, dice l'Elisa. va bene, anche poco va bene. Allora io mi sgancio a questo punto. Ok, e così diamo l'opportunità a qualcuno che vuole venire in linea delle ragazze. Ok, Allora chiudo la tua, Barbara, e poi ci rivediamo dopo. va bene. Ha voglia di venire in diretta, possiamo dare qualche consiglio sulla base appunto della persona che magari può diventare utile anche per qualcun altro. Prima abbiamo parlato di quello che è, diciamo, la differenza nel truccare una donna curvy. Le donne curvy, ovviamente le chiamiamo curvy perché sono più piene. Quindi in questa loro, forma così giunonica, rispetto a quelle che sono le modelle classiche che hanno, chiaramente il viso più scarno, utilizziamo un altro modo di lavorare. Allora, c'è Cristina che spesso e volentieri ho avuto voglia di avere, che non è una delle ragazze del calendario, ma mi fa piacere perché... Oddio, mi sono intrufolata. Ciao, me la Ciao vado adesso. Non Cristina! No, sono truccata. Ciao, hai fatto benissimo però, perché appunto al di là ciao. che io e te ci siamo appunto conosciute su questo mondo Instagram e poi abbiamo scoperto di avere appunto delle amiche in comune, ma ritengo che anche tu, per chi non conoscesse Cristina, quindi per il pubblico che in questo momento è con noi, voglio segnalarvi che Cristina, poi sarà lei stessa a dirvelo, ha creato un blog bellissimo che si chiama Cinquantenni Blog e dà chiaramente anche lei dei consigli alle nuove neocinquantenni che, diciamolo, ormai le cinquantenni, giusto? Che non sono più le cinquantenni di 20 anni fa. No, vabbè, certo che no. Fortunatamente la medicina ci aiuta a vivere più a lungo, no? E Esattamente. l'ambiente e tutto quello che sono gli stimoli che abbiamo noi, perché comunque li viviamo tutti i giorni, anche se non siamo nati, logicamente, nativi digitali, se non siamo nativi digitali, comunque tutto questo ci aiuta a stimolare la nostra mente e a non fermarci mai, contrariamente alle nostre nonne che passavano il tempo libero ricamando, non tutte, però comunque l'idea era quella, noi abbiamo molti più interessi, quindi è bello anche mantenersi vivaci, così Assolutamente, ma infatti, diciamo, come è venuta l'idea a Cristina di creare questo blog? E soprattutto quando hai iniziato, Cristina? allora, 1º giugno 2017 con un'amica che seguiva la sezione beauty e wellness, quindi avrebbe parlato con te. Poi io ho dei ritmi abbastanza impegnativi, non è riuscita a stare dietro al ritmo, e a un certo punto ha abbandonato, 2 novembre fa ha abbandonato, e quindi sono rimasta anche con questa sezione, perché io ho un sito, cioè non sono influencer solo sui social, ma ho proprio un sito dove pubblico articoli, ce ne sono più di 400 oramai. Bravissima, Quindi bravissima perché... principalmente moda, la passione mia è moda. Poi logicamente affronto anche tutto il resto, perché parlo ovviamente anche di menopausa, di annessi connessi e tutto quello che è il rivalorizzarsi e sentirsi bene con se stesse prima di tutto per essere belle dentro e fuori. Quindi questo è il concetto. Quindi dalla moda, tutto tondo, dalla moda al tempo libero, quindi c'è una bella sezione anche di lifestyle e via. Quindi Bello, bellissimo, tante idee bellissimo. sempre. Ma infatti diciamo che poi noi donne nell'esserci scoperte anche man mano che abbiamo preso coraggio in noi stesse, no? Dopo essere state per molto tempo un po' vessate dalla categoria maschile, adesso non so se tu ti trovi d'accordo, ma mi confronto sempre di più ormai con una percentuale di uomini, comprensivi quelli che popolano anche queste mie dirette e che quindi mi seguono, che sono dei grandi appassionati e dei grandi sostenitori della categoria femminile. Quindi finalmente anche gli uomini ci danno il Beh. giusto valore che meritiamo. Questa cosa è Beh, molto diciamo, bella. vabbè, certo, l'emancipazione, vabbè, il processo è stato lunghissimo, quindi comunque finalmente veniamo apprezzate anche sul lavoro, no? Vabbè, prendiamo sempre più spazio. Quindi la donna anche alla nostra età non è
a casa come lo erano le nostre mamme. Lavora spesso e volentieri con dei posti di rilievo, finalmente anche in Parlamento e in Senato. Quindi direi che ormai basta, cioè il più è fatto. Poi sta a noi e al nostro carattere tirare fuori quello che sono le nostre capacità e trovare la strada giusta. La mia è stata ribaltata, cioè nel 2017 io mi sono reinventato un lavoro perché non facevo tutt'altro, poi ho fatto la mamma e Hai reintrodursi nel usato mondo. una parola che mi fa venire subito la prossima domanda, Ah, Cristina. io reinventarmi. Ecco, hai detto che ti sei reinventata e ognuno di noi chiaramente costantemente cerca di migliorarsi, no? Quindi per me il reinventarmi può essere o si, diciamo, cambiare completamente perché uno prende Certo. consapevolezza della propria vita e diciamo anche questo, che veramente l'età è solo anagrafica e mentale, perché Assolutamente sì. la decisione di poter cambiare la nostra vita noi lo possiamo fare in qualsiasi momento. Io ve lo posso proprio mettere nero su Basta bianco volerla. perché l'ho fatto un sacco di volte nella mia vita. E chiaramente nel frattempo continuo a salutare anche le mie amiche modelle. Ciao Joseline, ciao Elisabetta. Ciao. E no, dicevo, come a proposito del reinventarsi, vista questa situazione, al momento siamo in quarantena, siamo qui Ah. e aspettiamo e attendiamo di capire Di quando fin dalle poter gabbie. uscire, no? Quando poter uscire dalla gabbia. Poi, al di là di quello che si dice, stiamo però ognuno di noi, perché io chiaramente anche nell'organizzare gli ospiti della settimana in questo World Talking mi confronto con tanta gente. E anche, diciamo, con estrazioni di lavoro completamente diverso, e ognuno, si pone la domanda: cosa farò dopo? Visto che l'impossibilità, di stare a contatto non sarà sicuramente qualcosa che d'amblè usciamo e sarà tutto come prima. Che poi Quindi, tu anche il che idea ti sei lavoro. fatta? Come poter reinventare quello che fai adesso, anche in una Dopo, dopo. versione. Allora, no, beh, il mio lavoro da settembre dell'anno scorso è concentrato comunque sul valorizzare il Made in Italy, soprattutto nella moda. Poi anche la cosmesi è una sezione veramente importante in Italia, quindi ci sono tantissime realtà italiane ottime, veramente ottime. Purtroppo la piccola e media azienda subirà delle grosse conseguenze, così anche tutto l'indotto. Ora come ora, tutto quello che sono i progetti in stand-by di promozione che avevo sono in stand-by perché non avrebbero la visibilità giusta adesso. Quindi ho messo tutto in stand-by degli accordi presi di collaborazione, in modo tale, tranne qualche eccezione con aziende grosse, in modo tale che abbiano maggiore visibilità una volta riaperti anche i negozi, giusto, le rivendite. Sarà difficile perché secondo me il sistema migliore per queste aziende piccoline per poter continuare a sopravvivere è aprire l'e-commerce. Allora, non abbiamo tanta voglia, ne parlavo anche con una mia amica stamattina, non abbiamo voglia di fare shopping online in questo momento, perché tanto, vabbè, non dico che dobbiamo stare in tutto, con i tuttoni in casa, perché veramente dobbiamo volerci bene e ci fa anche bene, cioè stare in pigiama col tuttone dalla mattina alla sera ti viene l'apatia per forza, non va bene, cioè anche magari truccarsi un attimino, pettinarsi come si deve, curarsi anche il corpo, abbiamo più tempo perché a parte le persone che fanno smart work, quindi comunque cerchiamo di volerci bene anche in tal senso. Ho perso il filo. No, no, Allora, ecco, stavamo dicendo appunto che l'e-commerce, diciamo l'e-commerce. che potrebbe essere una delle Non abbiamo voglia soluzioni. di fare il shopping più di tanto. Anche i grandi motori di ricerca, scusa, sposto continuamente perché sono scomoda col braccio. Anche i grossi motori di ricerca, di e-commerce, piattaforme. Ho visto anche Meteresa piuttosto che altri, Net-a-Porter, tutti con sconti anche del 20-25% sulla collezione primavera-estate. Alcuni brand
che se lo possono permettere, appunto quelli un pochettino più importanti, stanno tenendo da parte la collezione primavera-estate per proporla l'anno prossimo e non hanno ancora mandato in produzione l'autunno-inverno. Quindi è veramente tutto bloccato. Nel contempo, chi ha fatto la campagna vendite e quindi ci ha speso dei soldi, gli agenti, chi ha prodotto, spesso e volentieri non è ancora stato pagato, ha lavorato e non ha ancora guadagnato nulla. Quindi veramente c'è un indotto coinvolto pazzesco. Il Made in Italy oltretutto esporta anche tanto e quindi visto che gli altri paesi chissà quando finiranno con la loro quarantena, noi forse saremo tra i primi in Europa a finire, speriamo. Quindi ce l'auguriamo. Ecco, quindi allora coltivare il Made in Italy, continuiamo a comprare Made in Italy, aiutiamoli a riprendersi perché ora come ora non ci sono aiuti da parte dello Stato, quindi non ci sono se non per la cassa integrazione, quindi devono sopravvivere queste realtà, ora che veramente finalmente lo stavamo riscoprendo. Anche la borsa, non comprate la plastica cinese, aspetta, ci sono delle, il pellame italiano, come viene lavorato, le concerie, andiamo avanti con loro e così pure sarà per il turismo e tutto il resto. Quindi concentriamoci sull'Italia perché comunque qui abbiamo tutto, tutto, non ci manca nulla. La cucina migliore, adesso non voglio però cucina migliore, no, ma questo senza dubbio, senza dubbio. Guarda, moda, io dicevo guardando design, turismo, non ci manca nulla, stiamo in Italia per un po' e tiriamo su l'Italia, questo è quanto. Anche perché in questo periodo in cui ognuno di noi, no, è stato bombardato di video, di messaggi, quindi WhatsApp, penso che ognuno di noi, da quello ironico a quello arrabbiato a quello da denuncia, un po' ha avuto, no, una visione completa di quello che sta accadendo. Sì. Però a proposito di quello che tu dicevi, io per esempio se guardo a quello che è proprio il mio settore, no? Io chiaramente sono una makeup artist, una hairstylist e una consulente d'immagine. È tutto bloccato, le agenzie moda sono chiuse. Ecco, quindi come professionista le ho guardate in lungo e in largo e confrontandomi anche con le persone chiaramente del mio settore, da quelle che possono essere le booker, i titolari di agenzia, certo, i fotografi che ho invitato anche nel World Talking, piuttosto che le modelle, siamo tutti convinti che chiaramente ormai se ne parlerà. Modella, quindi anche lei, logicamente, a casa, non sta lavorando. Ad esempio, beh, anche le riviste, no? Grazia pubblica adesso una settimana sì, una no, per forza. Come si fa a fare un editoriale di moda? Non si può. Si può parlare. Allora, io sono se ne può parlare, nel senso quello che sì. Se ne può parlare. Io sul blog ho parlato proprio l'altro giorno di quello che sono le tendenze primavera-estate, un po' perché ci ispirano. Non vogliamo comprare, d'accordo, apriamo l'armadio e vediamo un attimino se siamo proprio fashioniste a più non posso, apriamo il nostro armadio e vediamo di trarre ispirazione. Quindi è l'articolo che ho scritto l'altro giorno e le immagini sono quelle delle sfilate, che comunque sono di ispirazione, non fa tutto per noi ovviamente. Io infatti ringrazio il Simone Marchetti di Vanity Fair e l'Alessandra Celentano, perché la scorsa settimana mi hanno dato la possibilità, su Vanity Fair è stato pubblicato un articolo scritto per la mano appunto di Alessandra Celentano, che ringrazio e saluto, dove mi hanno coinvolto per dare dei consigli durante il tempo della quarantena, come andare a dormire potendo anche cambiare, inventandosi la mise per ogni sera. E proprio ho dato lo stesso suggerimento, bene. No? Cioè, io per esempio me lo sono perso. Allora, dimmi. No, io per esempio ho dato appunto l'idea che ognuno di noi avrà sicuramente all'interno dell'armadio nascoste chissà quante cose che non si adoperano, tra cui magari delle sottanine leggere che magari in un certo periodo durante primavera e estate passate le abbiamo utilizzate, quando c'è stata la moda di utilizzare anche queste sottanine di seta su cui fanno poi di moda si anche quest'anno, certo. Esatto. Per cui lo si può sicuramente riutilizzare anche come, una bella mise fresca adesso che arriva la primavera-estate. E perché no, ci possiamo anche far coccolare da quello che è l'azione e il potere della cromoterapia. Io, per esempio, ormai da 3 anni con il mio viola, ormai io sto benissimo. E quindi, al di là delle mode, il viola dalla mia ametista, quindi quando parlo di cristalloterapia, ad arrivare proprio al colore che ci fa stare bene,
vi posso assolutamente dire che ognuno di noi ha dei colori amici. Ed è proprio grazie a questi colori amici che nella nostra casa, sia in tempo di quarantena, sia non in tempo di quarantena, il colore ci darà quella forza, quell'energia in cui quando siamo nel down possiamo pensare di più a quelli che sono colori energizzanti come il giallo, l'arancione, il rosso, al di là se mi stanno bene o non mi stanno bene. Ma tutto viene gestito nel micro e nel macro, no? Quindi voglio dire, un accessorio piccolo, anche se è un colore che non amico, lo si può utilizzare e si può invece creare l'indotto di gestire invece su tutta la figura quelli che sono le tonalità che meglio si adattano alla nostra ragione, al nostro stile, alle nostre con l'armocromia, certo. Assolutamente, assolutamente. Certo. Quindi secondo me sei un'estate. Allora, dunque, ti devo dire che a proposito delle quattro stagioni che conosco chiaramente perché il lavoro del consulente d'immagine deve essere sempre quello di rimanere costantemente aggiornata. Io però ti devo dire che sia nell'insegnamento che porto avanti, cioè nel formare altri consulenti d'immagine, sia in quelle che sono le consulenze che faccio alla cliente, io non mi riferisco mai alle quattro stagioni perché venendo da quella che è stato l'indicazione, la scuola che ho frequentata in America, che è la Color My Beautiful a Los Angeles, alla fine degli anni 90, io sono rimasta attaccata a quella che è un fattore scientifico di studio, la legge di Mansell. Per me l'idea è che le donne possono essere chiare, intermedie e scure, e quindi l'importante intanto è capire a livello di tipologia in quale di queste room entriamo. Dopodiché ogni chiara, ogni intermedia e ogni scura ha il suo mirror solare e lunare. E quindi sostanzialmente alla fine abbiamo sei tipologie dove sicuramente rispetto alle quattro stagioni c'è un po' più di chiarezza. Okay. Perché per esempio, vedi, io sono una marginal, quindi nel mio caso essere una marginal rispetto a quello che può essere un'estate brillante, un po' più deep, sì, colori. Sì, sì. Ok, secondo me lascia alle volte un po' di confusione. Invece poter determinare, come nel mio caso, io sono una intermedia marginal. Che cosa significa? Intermedia perché il mio livello di chiarezza sta tra 4 e 7. Perché non sono né tra 1 e 3 molto scura, come potrebbe essere una Maria Grazia Cucinotta, non sono neanche una donna chiara, comprensiva, tra 8 e 10, che potrebbe essere, per esempio, una Gwyneth Paltrow. Una Nicole Kidman, certo. Sì, o sì, una Nicole Kidman, bravissima. L'unica differenza è che siccome tutto ciò che in consulenza d'immagine si basa sul colore naturale dei capelli, colore delle sopracciglia, lettura del lentino dell'occhio e colore della pelle, quindi questi sono i quattro elementi che caratterizzano il DNA dell'immagine, facendo la somma prima per tipologia, quindi capello, non lo so, chiaro, sopracciglia intermedie, occhio scuro, pelle di nuovo chiara, come in un pallottoliere, se almeno due o tre di queste categorie, parlando sempre di colori naturali, quindi non parliamo di, che so, viola, perché chiaramente non esiste neanche. Però dalla base di quello io vado a finire nel mondo delle donne intermedie. Poi marginal perché facendo questa lettura tra capelli, sopracciglia, occhi e pelle ho due elementi solari e due elementi lunari che mi permettono di poter variare. Quindi se io volessi potrei declinare la mia immagine in quello che è una donna primavera, per intenderci, oppure declinarlo in una donna estate. Ecco perché preferisco sempre riferirmi alla legge di Mansell che ha una chiarezza secondo me maggiore. Bene, sono scuole di pensiero. Assolutamente, assolutamente. Poi è chiaro che... Si può prendere un po', cioè nel senso... Certo. Io per l'abbigliamento ormai io colori netti, non sul mio incarnato, colori quelli, proprio il color block, capito? Ecco, sì. Tutto un giallo, scusami. Togliamo gli occhiali, tutto il giallo, no, non va bene, colori molto molto forti. Quest'estate sono comunque la color palette è abbastanza accesa, però ho visto che abbinandoli si riesce un attimino ad attenuare l'effetto vivace. Io ovviamente felicissima che anche per questo spring summer ci sarà tanto viola, tanto lilla, per cui potrò continuare a divertirmi con i miei colori preferiti, quindi sono perfetta. E poi comunque d'altronde anche quello che abbiamo visto in passerella che riguarda questo Pantone Classic Blue, che quindi non è male, non è assolutamente male. Poi il blu è un colore
Ti posso dire, Cristina, che forse in questo momento, per quello che la Terra sta vivendo, tra tutti i colori che potevano venire fuori quest'anno, il blu sarà di grande conforto, anche grande respiro, non solo nel viverlo, nell'indossarlo, nel vederlo addosso, ma come sensazione che ci regala serenità, pacatezza, rifugio in se stessi, introspezione. Quindi è proprio non a caso, secondo me, quest'anno il colore è proprio giustissimo, giustissimo che hanno tirato fuori. E poi è il colore del jeans. E poi il colore del jeans, esatto. No, ma poi voglio dire, il blu, per esempio, io adoro quando guardo le collezioni Armani, sicuramente i bei blu di Giorgio, Mare. bellissimi. Io li indosso meno perché mi tolgono un po' di luce essendo una bruna e preferisco di più un bel blu elettrico, no? Che mi dà un po' più di vitalità. Contenendo appunto una quantità di giallo che lo rende un po' più brillante. Però il blu è anche una delle tonalità che io amo, quindi sono molto contenta che ci sia del blu quest'anno. Ma avere i capelli viola ti vincola un pochettino nell'abbigliamento. Allora, vediamo un attimino. Ma guarda che comunque anche col giallo, con l'arancio, Allora, il ti devo rosso, il viola a dire. me piace. Allora, devo dirti che c'è stato un periodo in cui oltre a portarli viola, ho indossato una conciatura afro. Quindi avevo proprio una Capperi. montagna di capelli lilla afro che variavo. Io ho avuto più difficoltà sulla quantità di capelli, quindi sul volume piuttosto che sul colore, perché adesso, essendo ritornata tutto sommato al mio capello ondulato, che quindi non è né direttamente un capello proprio che cade perfettamente liscio, né un riccio esagerato. Stava Oggi benissimo. ho una variabilità perché dipendentemente da quello che indosso e avendo anche un viso regolare, molte volte posso decidere anche di raccogliere semplicemente il capello in maniera tale che tutto quello che rimane qui ha uno stacco, no? Quindi anche Certo. un'acconciatura leggermente portata così mi permette di mettere dei colori che magari vicino al viola non starebbero benissimo. Poi metto un bell'accessorio e il gioco è fatto. Guarda, stai benissimo anche con i capelli raccolti. Grazie, grazie. E Un bel invece viso. diversamente quando indosso per esempio i bianchi, i rosa, guarda, vi voglio fare vedere, questa per esempio è una delle maglie, vedi anche io ho creato delle maglie, queste sono le Bella. face chart che io creo durante i miei editorial e questo Give Love First è proprio il tinkle dell'azienda, della mia azienda perché abbiamo sempre fatto le cose con amore. E lì, come hai visto, ci sono dei gialli, ci sono dei blu, ci sono degli aranci. Quindi Bellissimo, io devo un dire che indosso quasi tutti i colori. bel aranci. Bene, il Quindi colore ha un sì. grosso potere su di noi, quindi Assolutamente. va bene. Poi Poi, primavera, figurati, vicino lo agli portiamo in occhi ho casa imparato almeno. negli anni, mentre prima, quando ero molto giovane, avendo avuto sempre questi occhi molto grandi, ricordo quando ero alunna, perché il mio papà professionale è stato Stefano Anselmo. E quando ero molto giovane, Stefano, quando doveva fare il cut crease degli anni 30 ero sempre io la modella perché la capacità di avere una palpebra così Certo. ampia gli permetteva chiaramente di poter lavorare in ogni dove, così come quando doveva fare uno smokey eyes. E per molti anni, quando ho indossato il mio capello naturale, quindi in un colore castano scuro, e portavo anche la frangia, mi caratterizzavo con questo smokey eyes molto, molto intenso, con un bel nero che virava un po' sul grigio, e in quegli anni mi ricordo che chiunque mi diceva che assomigliavo tantissimo alla Claudia Colle, che Ah, era è appunto. vero, me la ricordo. Hai Ecco, se ragione. guardi i miei lineamenti, in effetti, un pochino se Che ne ha fatto? immagini Sì. rivista, rivisitata con un capello scuro, con una frangia nera e Certo. con lo smokey eyes, effettivamente Ma dava io il quell'idea. smokey eyes, guarda, è anni che non lo faccio perché gli occhi sono un po' rimpiccioliti, quindi non va bene. E io invece, anche se la Lo devo palpebra è fare. rimasta grande comunque, nonostante tutto, non riesco più ad indossare come indossavo prima lo smokey eyes. Cioè, Cioè, sei oggi meno faccio rock di molto, prima. sì, oggi faccio molto più attenzione a tre cose che per me sono importantissime quando esco: il mascara, le sopracciglia e la bocca ben disegnata. Dopodiché sono perfetta, mi sento bene con me stessa. Ma io anche al mattino profumo il rossetto, anche in questa Vero? casa. Lo Guai! vedi? Sì, adesso l'ho perso Allora, per strada perché ho una mimica.
che me lo mangio il rossetto. Infatti, infatti. Cristina, io ti ringrazio e anzi Grazie a te, Valeria. approfitto, se vuoi, per prossimamente, appena tu avrai un po' più di tempo, mi piacerebbe fare un'altra puntata proprio dedicata a qualche argomento che unisce il mondo del make-up con Dalla il moda. mondo che tu porti avanti del tuo blog. Possiamo dare dei consigli mirati proprio alle donne che non Un bel sono più trucco primavera ragazzine. estate, infatti, per la nostra generazione. Benissimo, Esattamente, per la nostra perfetto. generazione. Io nel frattempo ti saluto, ridò la linea a Barbara, così la ringrazio Così continua a dell'appuntamento che abbiamo vedere. portato avanti e ci vediamo alla prossima. Grazie e buona Ciao. domenica, Cristina. Grazie Ciao. mille. Allora, Barbara, se sei ancora in linea, visto che io non sono riuscita ad acchiappare nessuna delle curvi delle ragazze, però come visto con Cristina, siamo riuscite quantomeno a parlare un po' del mondo delle donne in generale. Tra l'altro, Cristina è appunto una persona veramente che stimo moltissimo. Ricordatevi il suo profilo Instagram, Cinquantenni Blog, molto molto interessante. E invece, appunto, ridò la linea a Barbara, così gli ultimi 5 minuti. Interesse, devo dire. No, ti devo dire che io tra l'altro non sapevo che la Cristina era anche una tua amica, cioè una persona che comunque conoscevi. Io l'avevo incontrata girando su Instagram e mi aveva particolarmente interessato perché oltre a presentarsi come una persona estremamente carina, veramente una persona dolcissima, ritengo che i contenuti che pubblica sono dei contenuti veramente interessanti per le nuove cinquantenni. Insomma, del 2020, insomma, di questo periodo, di questo nuovo Anche millennio. le vecchie cinquantenni, perché anch'io ne faccio parte. Ma io guardate che avevo già inserito tra le nuove giovani cinquantenni. Tu non puoi fare parte del mondo di quelle che ancora si devono evolvere. Cioè, tu porti avanti un messaggio importantissimo e fai tante cose, per cui sei una super dinamica, Barbara. Insomma, ci provo, ci provo. Comunque è stato Assolutamente. interessante quello che avete detto. Seguito tutto, nel frattempo mi sono fatto un aperitivo, poi ho Brava! bevuto un bicchiere di vino, mi sono mangiata due patatine e intanto vi ho ascoltato perché è sempre piacevole e poi è sempre interessante seguirti quello che dici, quello che fai, perché secondo me tu sei una persona che ti sai adattare a chiunque in qualsiasi momento e sai dire sempre la cosa giusta al momento giusto e questo vuol dire tanto, sai? Per cui Io brava. ti ringrazio Barbara, diciamo che da quando ho attivato, ecco, io l'unico feedback che in questo momento come segnale forte e chiaro ti posso dare è che sicuramente sono una che cento ne fa, una ne pensa e cento ne fa, perché il mio carattere è sempre stato un carattere battagliero, una che per arrivare a dove sono arrivata, insomma, ha fatto tanto. Grazie Francesca, Valeria ti rapisce, amore. Bacino, Franci. Sono sempre stata una molto trasparente nel bene e nel male, che è il motivo per il quale chiaramente con certe persone poi ricrei la tua selezione naturale. Magari ci sarebbe qualcuno che invece che dire che sono una persona carina, magari direbbe il contrario, non lo so, perché magari c'è stato uno scontro. Ma sicuramente sono una, ripeto, che non le ha mai mandate a dire le cose e che è molto spontanea. E in questa spontaneità ho ritrovato in questo periodo della quarantena, inventandomi questo momento delle dirette, un pubblico sempre più ampio di gente, di persone che magari mi avevano visto in una foto o in un video pubblicato, che però non è la stessa cosa della diretta, perché in No, una infatti. diretta tu vedi proprio gli occhi di una persona, tu vedi proprio la persona come lo è realmente. Perché una foto così sembravi tutti a farlo mettendo un filtro, ma mettersi in gioco e documentare delle cose, dare la possibilità agli altri di parlare insieme a te, quindi di creare bellezza, movimento, cambiamento insieme, ecco, quella è un'altra cosa. E devo dire che in questo periodo io ho riscontrato, come era ovvio immaginare, che ci sono delle persone con cui sicuramente anche dopo il post quarantena ne verranno fuori dei bellissimi progetti, perché comunque ci sono persone che mi hanno coinvolto vedendomi in altre nuove azioni che presto vi documenterò.
Ce ne sono altre che devo dirti, ho invitato al World Talking e che non hanno accettato questo invito, ma la cosa che mi ha procurato un po' più non di dolore, ma che l'ho vissuta come qualcosa che è veramente per me aliena, il fatto di non partecipare perché magari tu hai un profilo di 3.000 follower, loro hanno un profilo di, non so, 300.000 follower. E allora non si possono permettere di venire giù così in basso. Ecco, questo veramente lo trovo, non lo nomino neanche, una roba del genere non va neanche Infatti, nominata perché non, senza parole. qui c'è qualcuno che dice ti ascolterei sempre. Ecco, meno male, vedi, appunto, il bello è proprio questo. Questa è la mia Gaia, questa è la mia Gaia. Bacino, amore. Sì. Ma secondo me Quindi tu sei ormai sei allenata perché tutti i giorni è un bel impegno fare queste dirette, sempre con altre persone, 6 giorni alla settimana, ormai da 2 settimane, tre, è la e terza. abbiamo già tutta la prossima settimana già piena. Caspita, come fai? È pazzesco, è fantastico comunque. Ma Complimenti. sì, ma perché sai, succede molte volte. Oggi, per esempio, è successo un miracolo. Ho ancora qualche minuto per raccontartelo, dopodiché saluteremo. Buonasera, bellissime donne dalla Maremma. Grazie, Giovanna, grazie mille. Grazie Franci, vabbè, tu mi commuovi, tu mi emozioni, quindi è inutile che te lo dico a fare. No, ti stavo per dire, ah sì, ecco che già quello che ti posso dire è che grazie alla condivisione di questo momento Instagram si sono avvicinate delle persone che non vedevo anche da un po' di tempo, ma quando c'è il cuore, quando c'è l'affetto, quando hai fatto qualcosa di bello per qualcun altro e l'hai fatto in maniera disinteressata, per cui lo ribadisco che anche il World Talking è stato creato dal mio canale Valerio Orlando proprio per dare la possibilità a qualsiasi truccatore, a qualsiasi persona di non sentirsi, come dire, minacciato dal brand VOR, ok? Quindi era proprio un'azione di libertà massima, ma evidentemente se c'è qualcuno che si sente minacciato lo stesso, il problema non è più il mio, ma il problema è dell'altra persona ed è giusto che rimanga all'altra persona, dico bene? Certo. Invece l'accoglienza sia in Italia che all'estero di tanta altra gente, ti dico già che a breve ti sorprenderò perché oltre a queste dirette, oltre al World Talking, sto creando qualcosa di internazionale che permetterà di avere un proseguo, che tutto questo sarà un proseguo. Fantastico, Te ne parlerò a breve. complimenti, guarda, non avevo dubbi perché tu sei una persona sempre piena di iniziative, di idee, sei un vero vulcano. Grazie. Beh, non so, io dico sempre non solo siciliana, ma state parlando con una catanese. Quindi a Catania sono quattro gli elementi, non sono tre come in tutti gli altri posti, perché abbiamo anche il vulcano e quindi sì. Infatti influenza tanto il vulcano, se non ci fosse quello. Esattamente. E siccome noi siamo quasi, ahimè, in chiusura, perché poi quando si sta bene il tempo passa velocemente, devo dire che quest'ora che io dedico a questo appuntamento è ormai così veloce che non mi rendo neanche conto di quando abbiamo iniziato, che già vedo già che mancano 2 minuti, dopodiché Instagram ci butterà giù. Quindi io ti volevo ulteriormente ancora ringraziare per la tua Grazie partecipazione oggi. Diciamo anche ai nostri amici che rispetto alla puntata della prima settimana che non ero riuscita a registrarla, troveranno la nostra puntata domani su Facebook e sempre sul canale YouTube VOR Makeup, dove trovate tutte le puntate del VOR Talking. a te. Ah, ok, ma non anche su Instagram, perché io ho visto prima una puntata di ieri su Instagram. Su Instagram vedi nelle 24 ore la storia che rimane in piedi dalle dirette, Ah, ok. dopodiché alcune puntate che sono relative al make-up le carico sul mio canale IGTV, le altre le carico tutte indistintamente sul canale YouTube di VOR Makeup. Ok, perfetto. Almeno sappiamo dove rivedere tutto. Esattamente, e siccome sta per cadere la linea, io mando un saluto a te. Un saluto a Grazie. tutti, vi auguro buona domenica e mi raccomando, siamo in casa e cercate di azionare questo, non vi annoiate, No. cercate di rimanere in movimento, mi raccomando, donne, uomini, chiunque, ce la facciamo, usciamo da tutto Assolutamente. questo.
Grazie, ciao, un Grazie a bacino, te. buona serata, Buona ciao. serata anche a te, Barbara, grazie. Ciao, ciao, ciao.